Sei comodo, pronto per ascoltare un nuovo fatto mai narrato. Storie d'Appennino su Radio Fresh. In ogni puntata ti raccontiamo il lato più nascosto del nostro territorio. Salve a tutti, mi chiamo Marco Nucci e sono qui a Radio Fresh per raccontarvi un'altra spiazzante, drammatica vicenda accaduta sul nostro territorio. State per ascoltare una nuova storia d'Appennino. In questo programma vi racconto storie di persone, di luoghi e di vicende riportate negli anni, non sempre da documenti ufficiali. Spesso si tratta di racconti di folklore, e nel folklore, si sa, il confine tra vero e falso si confonde nella zona grigia in cui albergano le leggende. Nel territorio, però, aleggiano anche storie che non appartengono alla detta categoria, storie vere e indiscutibili. Fatti di cronaca, passati agli annali con dovizia di dettagli. Nella fattispecie, oggi vi racconterò di una catastrofe. Questa è la storia della frana di Sasso. Storie d'Appennino. Ti raccontiamo il lato più nascosto del nostro territorio. Appennino o città? Convive con quel dubbio Sasso Marconi, che sta proprio al confine tra la fine della città e i piedi delle montagne. Un problema di identità. Fin verso la fine del 1700, il paese si chiamava Praduro, per poi diventare Sasso, semplicemente Sasso, nei primi del 1800. Fu nel 1938, un anno dopo la scomparsa del suo cittadino più illustre, che prese il nome che oggi tutti conosciamo. Ma torniamo un secondo indietro. Il nome Sasso deriva proprio dalla presenza di una montagna, detta La Rupe, situata all'ingresso del paese, all'inizio della via Porrettana. La vita della piccola comunità è legata alla storia della Rupe. Infatti, anche se una data certa non c'è, fu scavando su quella roccia che, a forza di martello e scalpello, gli antichi abitanti aprirono un varco fino alla volta, per poi girare a sinistra e proseguire verso Porretta. Sicuramente questo passaggio stretto e insicuro fu iniziato qualche secolo prima del 1283, anno in cui frate Giovanni da Panico scavò nella roccia al centro del monte un oratorio dedicato alla Beata Vergine del Sasso, una Madonna seduta, con le mani giunte in atto di adorare Gesù Bambino, steso sulle ginocchia. Nell'anno 1477, Niccolò Sanuti, primo conte di Porretta, edificò a poche centinaia di metri dalla Rupe una nobile costruzione di villeggiatura, con all'interno del cortile una fontana, che poi avrebbe dato il nome sia alla villa, Villa Fontana detta anche Villa Sanuti, che al borghetto di case che nel tempo sarebbero state costruite lì attorno. Sanuti fece ampliare a sue spese l'oratorio, che da allora sarebbe stato chiamato santuario. Anticamente, anche la sede del comune della futura Sasso era situata alla fontana, tanto che ancora negli anni 50 e 60 del Novecento, e anche dopo, la gente del luogo non diceva «vado a Sasso», ma «vado al borgo». Storie d'Appennino su Radio Fresh. Il borgo di Sasso era abitato fin dal 1200. Gli scavi serviti per far luogo alla chiesa dettero origine alle prime sistematiche cave di pietra, che furono la principale fonte di reddito delle famiglie povere della zona. La stessa area, interessata dall'attività estrattiva, ospitava in numero sempre crescente fatiscenti baracche, appartenenti ai lavoratori delle cave, aggrappate alla roccia della Rupe. Nel 1786 si decise di allargare la chiesa per installare due pilastri che dovevano sorreggere una campana. Ma per operare in tal senso si creò una grossa crepa che dalla sacrestia percorreva tutto l'edificio nella sua lunghezza, fino alla casa del rettore. Per questo motivo, in una domenica sera del gennaio 1787, una grossa falda si staccò dalla volta della grotta, piombando quasi al centro del santuario, e fu un miracolo se l'incidente non coinvolse nessuno. Fosse accaduto qualche ora prima, avrebbe fatto strage di fedeli. Dopo il crollo, il governo di Bologna inviò al borgo Giacomo Dotti, architetto del Senato, e Francesco Rossi, un perito, e tutti convennero sulla gravità dei danni ricevuti dalla struttura della chiesa. Si pensò di chiudere il santuario e con esso tutte le cave posizionate attorno alla Rupe. Con delibera del Senato di Bologna, venne fissato per il 31 maggio 1787 il giorno del trasporto della Madonna dal santuario della Rupe al borgo del Sasso. Era la seconda domenica del mese e si calcola che almeno 3.000 persone partecipassero alla processione.
Una volta partita la Madonna, si decise con tempestività di rimuovere una delle rocce, troppo sporgente oltre il ciglio della strada. Per farlo si usarono mine a fornello e il solito scalpello. Fu un lungo lavoro, che subì rallentamenti dovuti a piccole frane e incidenti, e terminò nel giugno del 1789. Nel frattempo venne allargata la strada, dato che la base, nel punto più stretto, era di appena 2,5 metri. Chiusa la chiesa e le cave, si potrebbe pensare che il problema fosse risolto. Ma non è così. Altrimenti non sarei qui a raccontare di una tragedia, che fino a questo punto non è avvenuta. Quando nel 1792 le cave riaprirono, sui resti del santuario sorgevano i rifugi di vagabondi e famiglie povere. Nel giro di pochi anni, là dove prima si ammirava un luogo di culto, sorgeva un decadente villaggio. Delle 8 cave esistenti, solo una non fu abitata. Insomma, la situazione era pericolosa. Con lettera datata 19 maggio 1836, il governo pontificio di Bologna lamentava al sindaco di Sasso che gli erano giunti pressanti reclami da parte dei cittadini per i gravi pericoli a cui si trovavano esposti i viandanti per i continui scavi del monte, sempre più estesi. Il tempo passò e il governo di Bologna continuò a rimproverare il sindaco per le inadempienze alle disposizioni emanate, ordinando con forza crescente la chiusura di tutte le cave. Ma anche i nuovi avvertimenti caddero nel vuoto. Il tempo passò ancora, il governo pontificio cadde, venne l'unità d'Italia, ma attorno alla rupe le cose non cambiarono. Si continuò a scavare. E fu in una notte senza luna, a pochi minuti dalle 3 del mattino del 24 giugno del 1892, che un terribile boato, simile a un terremoto, svegliò i cittadini delle borgate adiacenti alla fontana e al borgo del Sasso. La rupe era franata. Questo è Storie d'Appennino su Radio Fresh. Dalle 3 del mattino del 24 giugno 1892, il volto della rupe cambiò per sempre. Appena udito il boato della frana, i cittadini più vicini accorsero sul posto per prestare i primi soccorsi, mentre le campane della chiesa del borgo presero a suonare a martello. Circa 50.000 quintali di roccia si erano staccati dal monte, formando macigni di ogni tipo e dimensione e distruggendo le 5 case sottostanti. La frana non avvenne per smottamento, come spesso accade, ma per distacco di una parte della roccia. Soltanto 3 anni prima, le case nella zona interessata dalla frana erano 4. Poi, vedendo che restava un certo intervallo di rupe fra la prima e la seconda casa, si ebbe l'infelice idea di scavare in quel luogo una quinta casa, sottraendo così al terreno un solido pilone di sostegno. Non tutti i 38 abitanti delle 5 case perirono nella frana, solo quelli che ebbero la sfortuna di avere le camere da letto verso la strada, mentre chi aveva la stanza scavata all'interno del monte si salvò. Il tutto era appena successo quando il treno numero 7 partì dalle vicinanze della stazione di Sasso, diretto a Porretta. Il frastuono della frana indusse il macchinista a proseguire lentamente e la rapida azione di un cantoniere riuscì a fermare il treno a poche decine di metri dalla frana, evitando così un ulteriore disastro. Infatti i binari, che passavano proprio sotto alla rupe, erano ostruiti da grossi macigni. Si noti che all'epoca la ferrovia che passava da Sasso era l'unico collegamento ferroviario esistente fra Nord Europa e Roma e che il treno di cui parlo era partito da Roma, diretto a Berlino. In breve sul luogo del disastro arrivarono i primi soccorsi e l'alba, di lì a poco, evidenziò in tutta la sua crudezza il disastro. Le case sventrate a metà, le grida dei feriti, i superstiti che nudi uscivano fra le rocce. Infatti si era già in estate, nessuno aveva l'usanza né la possibilità di indossare un pigiama o una vestaglia. Sassi e polvere continuavano a cadere per l'assestamento e offrivano agli impotenti soccorritori una visione da inferno dantesco. I feriti furono condotti in paese, poi si iniziarono le manovre per liberare la strada, con la speranza di trovare altri superstiti. L'ultima vittima sarebbe stata estratta dalle macerie solo 10 giorni dopo. Storie d'Appennino. La notizia della sciagura ebbe un eco nazionale. Tutti i giornali dell'epoca ne parlarono. Intanto si formarono comitati per raccogliere fondi per i disastrati del Sasso. Da allora nessuno scavò più nella roccia della rupe, ma non per la severa punizione inflitta dalla frana, quanto perché nel frattempo nelle case i camini erano stati sostituiti dalle stufe a legna e le pietre non erano più utilizzate per i lavori edili.
Al loro posto si cominciò a usare il cemento armato, molto meno costoso. La rupe fece ancora parlare di sé durante l'ultima guerra, quando le sue grotte servirono come rifugio per evitare i bombardamenti. Inoltre, nel 1945, i soldati tedeschi in ritirata, per ritardare l'avanzata degli alleati, fecero saltare con il tritolo il piano stradale e le arcate di sostegno. Pochi giorni prima della fine della guerra, nel corso di uno degli ultimi bombardamenti, era il 17 aprile 1945, venne distrutto il santuario nella piazza del borgo e con esso perì anche l'immagine della Madonna del Sasso. Negli ultimi 70 anni la rupe non ha più registrato eventi significativi e per garantire maggior sicurezza, verso gli anni 90 tutta la parte del monte sopra la Porrettana è stata imbrigliata con reti metalliche. La storia finisce così, con una rete intrecciata su una parete di roccia brulla, l'ultimo segno rimasto di una sciagura accaduta un secolo e mezzo fa. Quella rete ci racconta che le nostre montagne sono sì splendide, ma anche pericolose. Se le si toccano i punti sbagliati, possono crollare. Sei comodo? Pronto per ascoltare un nuovo fatto mai narrato? Storie d'Appennino su Radio Fresh. Su Radio Fresh. In ogni puntata ti raccontiamo il lato più nascosto del nostro territorio.